San Paterniano, nato a Fano nel 275, fu molto probabilmente il primo vescovo della città ed è venerato dalla Chiesa Cattolica come santo e protettore di Fano, ma anche di Grottammare e Cervia. La festa religiosa in suo onore si celebra ogni 10 luglio. Per questo 2023 i frati della Basilica hanno organizzato una serie di appuntamenti legati a questa ricorrenza importante per tutti i cittadini fanesi. Il 7 e 8 luglio ci sarà la Santa Messa presieduta da Don Giorgio Giovanelli alle 18:30, mentre la sera due momenti musicali. 7 e 8. Alla sera ci ritroveremo qui a San Paterniano per due concerti. La prima sera un concerto d'organo del maestro Beppino Dalle Vedove, è un friuliano. Il secondo concerto non sarà come nel manifesto eseguito per flauto e arpa. Purtroppo l'arpista ha avuto un incidente, quindi ha dovuto cedere. Avremo altri due bravissimi giovani e quindi il concerto sarà per violino e arpa. Domenica 9 luglio invece la giornata sarà dedicata all'ingresso del nuovo vescovo Monsignor Andreozzi in Duomo alle 18. Alle ore 21 invece un momento di preghiera davanti all'urna di San Paterniano in Basilica. Il programma prosegue poi il 10 di luglio, giorno del patrono. Avremo le messe ogni ora, 7, 8, 9 e mezza e la messa delle 11. Quella delle 9 e mezza la celebrerà il nostro vicario provinciale. Il provinciale nostro è fuori, è in missione, quindi manda il suo vicario, padre Fabio. E alle 11 invece abbiamo il nostro vescovo che per la prima volta celebrerà nella cattedrale del suo padrono. Quest'anno ho voluto scrivere una messa per coro a quattro voci, tromba e organo, dedicata proprio al nostro vescovo, e che il coro San Paterniano poi eseguirà. Quindi vi invitiamo tutti a questa Santa Messa. Alle ore 18:30 poi avremo un'altra messa e il vescovo ritornerà poi alla sera alle ore 21. Durante gli appuntamenti sarà allestita all'interno del chiostro una pesca di beneficenza organizzata dai frati minori cappuccini di Recanati, dove il ricavato andrà a sostenere le attività di missione nel Benin e in Etiopia. La messa a Caminate, alla grotta di San Paterniano. Ecco, abbiamo voluto riprendere questa tradizione, quindi la domenica seguente, il giorno 16, alle ore di 16:30, ecco, avremo questa messa nella grotta. Quindi chi vuol venire avrà una celebrazione tutta riservata per loro, per la festa del patrono.